sono due personaggi, il personaggio del regista e il personaggio dell'editor che torna dopo 20 anni ad Istanbul. E sono tutte e due, fanno parte di me, cioè, autobiografica sì, perché dentro il film ci sono tantissime cose, nel senso che ci sono dove i due che si mettono a chiacchierare lì al bordo del Bosforo, per esempio io a 300 metri da lì ho passato la mia infanzia, andavo al mare e addirittura tentavamo di attraversare il Bosforo. Ci sono molti sentimenti, molti fatti di me. Non vedeva l'ora di conoscerti. Lei sa molte cose di me. Io molto poco di lei, invece. Per me è l'amore, nel senso che non cosiddetto soltanto tra due persone, ma l'amore per le cose. L'amore è quello che porta avanti il mondo, la vita. Nel film, per esempio, invece, la storia d'amore che c'è tra i due, tra l'editor che arriva e Neval, esiste veramente Neval nella mia vita. Ho voluto raccontare anche un amore abbastanza impossibile, abbastanza difficile. L'amore è sempre al centro del suo cinema, ma a quale film è più legato? Io sono molto legato a Saturno Contro, però il film molto legato invece al mio primo film, Il Bagno Turco, che è girato nel 13 maggio 96, e questo infatti ho messo una data, 13 maggio 2016, all'inizio del film, per dire che Istanbul in questa data era così. Perché poi adesso già sono passati un po' di mesi e cambia, si modificano le cose, ma non si modifica la città di edifici, di cose, ma si modifica l'atmosfera, si modificano i sentimenti, si modificano l'umore della città, l'umore delle persone. La Firenze di fronte per me è la storia d'amore è molto molto forte, però mi piace molto anche la storia d'amore che c'ha Irene del cuore sacro verso gli altri, quindi ci sono varie forme dell'amore, ma l'amore più forte che ho raccontato tra due persone è quello della Firenze di fronte. Io dicevo sempre a Massimo Girotti e a Giovanna che l'amore vero è tra di voi. Cada sì, sentata all'origine del mare. Las manos llena de perla, el sol en tu frente y en la sorrisa. Anche l'amicizia è un tema centrale, penso a Saturno Contro, le fate ignoranti, ma è così anche nella vita? Assolutamente, assolutamente, ma è simile molto alla mia vita, simile molto alle mie cose, come vedo io la vita, come vedo io. Ho bisogno sempre di un gruppo di persone che ci sono sempre nella mia vita. Oggi vengono chiamati mummie, ma una volta non erano mummie, ma nel senso perché gli anni sono passati. Io credo che sia fondamentale avere delle persone per affrontare, per andare avanti. Le separazioni sono per chi ama con gli occhi, chi ama col cuore, non si separa mai.